Oggi vi faccio vedere come convertire una mail in PDF utilizzando Windows. Lo faremo sfruttando una funzionalità integrata nel sistema operativo di Microsoft che sostanzialmente vi permetterà di convertire qualsiasi tipo di documento, qualsiasi cosa voi vediate sullo schermo in PDF per poi condividerlo con i vostri amici o con i vostri colleghi oppure per conservarlo in memoria. Farlo è veramente molto semplice. Tutto quello che dovrete fare sarà aprire la mail che volete convertire in PDF e cliccare sulla voce stampa. Si aprirà quindi l'anteprima di stampa di Windows, anteprima di stampa nella quale non dovete dare il comando di stampa, ma dovete modificare l'elenco delle stampanti. Cliccando proprio sulla voce a sinistra, dove potete scegliere la stampante, dovrete scegliere non una stampante fisica, ma la voce Microsoft Print to PDF. A questo punto il gioco è fatto. Dando il comando di stampa, si aprirà un'altra finestra con la quale potrete scegliere il nome da dare al documento e in pochi istanti il documento verrà convertito in PDF. Troverete il PDF nella cartella che avete scelto in fase di salvataggio, potrete quindi memorizzarlo o condividerlo per esempio via mail e sarà compatibile con tutti i sistemi operativi, mobili e fissi. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento è al prossimo video di Tech Fanpage.